70 locali della Movida fiorentina, dei circa 100 presenti nel centro storico, riaprono questo fine settimana. Si studiano misure per gestire i flussi dei clienti ed evitare soprattutto che si verifichino possibili assembramenti all'esterno. Siamo in apprensione per questo primo fine settimana dopo 2 mesi di chiusura, spiega il presidente di Fipeconfcommercio della Toscana Aldo Cursano, ma le attività devono tornare alla vita seguendo le regole antiassembramento. L'opportunità era di poter aprire, ma solo uno su due ha aperto in città, anche perché dobbiamo essere consapevoli che mancando il turismo internazionale e soprattutto ancora la piscosi che accompagna ognuno di noi, ha bloccato comunque la fruizione dei locali, dei negozi. Ricordiamoci che poi la mancanza di residenza nel centro ha reso ancora più vulnerabile il centro storico della città. Quindi l'unico aspetto che eravamo pronti è per questo fine settimana con un po' la movida, con i locali alla moda, sulla quale in qualche modo almeno stiamo cercando di recuperare il luogo di incontro nella bellezza, nei nostri locali, nelle nostre piazze, perché di giorno insomma stiamo estremamente soffrendo. La gente ha desiderio comunque di uscire, di stare insieme, di incontrarsi. È successo questo proprio ieri, che le nostre piazze, i nostri locali, come avevamo già immaginato, sono stati invasi da giovani, da coppie, da ragazzi, da compagni che dopo 2 mesi rinchiusi in casa non vedevano l'ora, insomma, di rincontrarsi. Abbiamo fatto un buon patto, devo dire, fra istituzioni, forze dell'ordine, nel fare in modo che questa volontà di riconquistare la città fosse ordinata, responsabile. Noi abbiamo messo in campo gli steward con maggior attenzione anche all'esterno, le forze dell'ordine hanno concentrato la loro presenza, i vigili urbani lo stesso. Diciamo che un momento storico importante di ripresa è stato gestito, io penso, con grande responsabilità.